Buonasera a tutti, ci ritroviamo con molti di voi, già abbiamo avuto modo di condividere il primo webinar sulla valutazione. E abbiamo chiesto di nuovo al dottor Cristanini di darci delle indicazioni relativamente proprio anche agli strumenti, tenuto conto del quadro normativo e anche di questa situazione emergenziale. Per la scuola secondaria di secondo grado sicuramente la situazione è ancora più complessa di quella del primo ciclo. E anche per gli esami di Stato ancora non abbiamo grandi chiarezze, vero, dottor Cristanini, ma speriamo a prima o poi di poter aiutare anche i nostri ragazzi ad affrontare questo momento molto particolare della loro storia scolastica, del loro apprendimento, della loro crescita, del loro passaggio. Ecco, ci affidiamo a lei e la ringrazio di nuovo per questa disponibilità a farci riflettere, ad accompagnarci, a offrirci anche suggerimenti per utilizzare al meglio quanto la scuola già ha prodotto relativamente a rubriche di valutazione, criteri e quant'altro, e negli altri casi capire come mediare in questa situazione che con la didattica a distanza ci riporta a rivedere alcuni criteri, alcune valutazioni. Io ricordo che al termine, nei prossimi giorni, i partecipanti riceveranno una email con un questionario di gradimento e la possibilità di scaricare l'attestato di partecipazione e sarà data l'opportunità di scaricare il materiale che è tutto registrato. Vi auguro buona serata e ringrazio ancora il dottor Cristanini e iniziamo questa nostra riflessione per la scuola secondaria di secondo grado. Buon lavoro a tutti, grazie. Ah, nella sezione domande potete porre le vostre domande che poi noi le raccogliamo e le inviamo al dottor Cristanini e al termine darà risposta ai vostri quesiti. Grazie. Buonasera, mi pare siamo in 150 in questo momento, magari altri ne arriveranno. Il tema è quello del passaggio dalla valutazione in itinere nella didattica a distanza alla valutazione finale nella scuola secondaria di secondo grado, che ha differenze sostanziali con la scuola di primo grado. Nel primo grado noi abbiamo situazioni differentissime tra gli alunni di prima primaria e i ragazzi di terza secondaria di primo grado. Nella scuola del primo ciclo c'è un grande dibattito sulla questione voti che c'era anche in situazioni di didattica normale. La didattica a distanza è stata l'occasione per far ribollire di nuovo il dibattito sulla necessità o meno dei voti e sull'opportunità di utilizzare i voti. Nella scuola secondaria di secondo grado mi pare che invece la questione sia più focalizzata poi sullo scrutinio finale e su come sarà l'esame di fine dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado. Vedo diversi documenti di scuole, in genere sono molto strutturati. Tanto per fare un esempio, ho qui sotto mano una delle tante linee guida che i dirigenti stanno mandando. In una scuola ho visto questo elenco di strumenti di valutazione durante la DAD, colloqui orali programmati in videoconferenza a piccoli gruppi di 3 studenti per volta. Esercizi e compiti con temporizzazione scritta variabile a seconda della disciplina, poi relazioni, tesine, elaborati diversi su argomenti vari, anche tecnici, temi scritti, questionari, risposta breve, risposta multipla, tavole di disegno, materiale video. Quindi, insomma, in genere nella scuola secondaria di secondo grado, che è più attrezzata anche tecnologicamente. E i ragazzi sono più grandi, si fa largo uso di tutta una serie di strumenti a seconda degli oggetti della verifica. Quindi io inizierò ricordando il quadro normativo per
come è andato definendosi sino a questo momento. Proseguirò con un'analisi degli strumenti utilizzabili e di come costruire poi la valutazione finale in base alla valutazione in itinere, e nell'ultima parte dedicherei una riflessione sull'esame di Stato per quanto ne sappiamo ora. Molto dipenderà dall'ordinanza ministeriale che la ministra dovrà emanare, ma alcuni punti fermi ci sono già e qualcosa potremmo anche così ipotizzare sulla base degli elementi di conoscenza oggi disponibili. Quindi cominciamo con qualche riferimento alla normativa in situazione di normalità. Ho inserito questi due articoli del regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di una ventina di anni fa per arrivare a un concetto. Allora, l'articolo 4,4 ci dice che definire modalità e criteri di valutazione degli alunni è una questione di autonomia didattica. Quindi le istituzioni scolastiche hanno questo onore e onere, hanno questa responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale. Ora, la normativa nazionale viene emanata ai sensi invece dell'articolo 8 del regolamento dell'autonomia, che tra i compiti del ministro prevede quelli di definire gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni. Quindi noi abbiamo degli indirizzi di tipo generale che però le scuole possono interpretare senza stravolgerli, ovviamente, ma c'è un piccolo ambito di decisionalità tecnico-didattica rispetto agli indirizzi generali ministeriali, cosa che è stata ricordata anche nelle note ministeriali di marzo. Vediamoli questi indirizzi generali. Per la scuola secondaria di secondo grado, la valutazione periodica e finale, diversamente dagli esami che sono regolati dal decreto legislativo 62 del 2017, la valutazione periodica e finale è ancora regolata dagli articoli superstiti del DPR 122 del 22 giugno 2009. Vediamo gli articoli principali. Articolo 4. La valutazione periodica e finale è effettuata dal consiglio di classe. Questo è molto importante perché ci ricorda che i singoli insegnanti fanno proposte, quindi non è automatico definire il voto in pagella sulla base della media degli apprendimenti e nemmeno sulla base della sola proposta del singolo insegnante, ma la valutazione è l'esito di una riflessione e di una decisione collegiale effettuata dal consiglio di classe. Sempre DPR 22 giugno 2009 numero 122, per essere ammessi alla classe successiva occorre aver avuto una votazione non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina. Questo è uno degli aspetti che sarà possibile derogare in base alla normativa specifica di questo anno scolastico. Sempre nel DPR 122, al comma 6, viene normata la questione dei debiti e dei crediti formativi e si stabilisce tutta la procedura appunto per la sospensione del giudizio e per il recupero delle carenze formative. Altro aspetto a cui si potrà derogare quest'anno. Sulla base di questi elementi, la scuola dovrebbe aver già definito in nome della trasparenza nel proprio PTOF o in allegato al PTOF una serie di strumenti. Ora li cito perché la mia tesi è che più che costruire ex novo strumenti, griglie completamente nuove per la didattica a distanza, sarebbe opportuno adattare gli strumenti che già ci sono. Quindi noi dovremmo aver già dei criteri generali per la definizione
degli specifici criteri di valutazione delle singole discipline. Poi dovremmo avere delle griglie, delle rubriche di voto per definire la corrispondenza, per esplicitare la corrispondenza tra i voti in decimi e i diversi livelli di apprendimento. Per esempio, ho sotto gli occhi una griglia di una delle tante griglie degli istituti di scuola di secondo grado esistenti in Italia, che basa questi criteri sulla triade, come tutti del resto, competenze, abilità, conoscenze, per cui ai voti 9 e 10 corrispondono conoscenze complete, approfondite, ampliate, come abilità l'alunno sa cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprime valutazioni critiche e personali, competenze, esegue compiti complessi, sa applicare con precisione i contenuti e procedere in qualunque contesto. Al voto 4 corrispondono conoscenze frammentarie, abilità di fare analisi solo parziali, competenze che consistono nell'eseguire solo semplici compiti e così via. Non vi dico poi il 3-2-1, che significa in pratica che non esistono né conoscenze né abilità né competenze. Quindi abbiamo già dei criteri che ci consentono sia di dare giudizi utilizzando i semplici descrittori utilizzati in abbinamento ai voti, sia poi di dare dei voti, e quindi basta adattare, se del caso, queste rubriche di voto alla DAD. Poi dovremmo avere criteri di valutazione del comportamento che possono essere utili insieme alle rubriche per la valutazione del livello di sviluppo delle competenze, per integrare le rubriche di voto con la valutazione del processo di apprendimento. Processo di apprendimento che viene ripreso, che viene citato dal decreto legge 22 dell'8 aprile 2020, attualmente in corso di conversione, quindi vedremo il testo definitivo, però immagino che su alcuni aspetti non verranno stravolti, casomai qualcosa si aggiungerà. Il decreto legge 22 attribuisce al Ministro dell'Istruzione il compito di adottare una o più ordinanze per regolamentare gli scrutini e gli esami in questo anno particolarissimo. E nel decreto 22 sta scritto che tra i requisiti di ammissione alla classe successiva dovranno essere previsti dei criteri tali che tengano conto comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Ne consegue che già nella valutazione in itinere occorrerà dotarsi di criteri per valutare non solo i risultati di apprendimento, ma anche per valutare il processo formativo. Ora, per risultati di apprendimento si possono intendere sia le conoscenze e le abilità, sia le competenze. Molti sostengono che non è più il caso di fermarsi a valutare le singole conoscenze e abilità, ma che occorrerebbe puntare solamente su compiti capaci di rivelare il livello di competenza dello studente. Personalmente ritengo che sia un po' rischioso centrarsi solo sulla valutazione delle competenze, a meno che per competenze non intendiamo solo le competenze di tipo trasversale, quindi sociale, di cittadinanza, l'imparare a imparare, ma che per valutare compiutamente le competenze legate alle varie aree di sapere, quindi la competenza linguistico-comunicativa, la competenza matematico-scientifica, occorra anche aver costruito una solida base di conoscenze e abilità senza le quali le competenze non potrebbero essere messe in campo dallo studente. E poi uno studente che, come appunto quelli dei livelli bassi, che non fosse in grado di utilizzare le conoscenze e le abilità in modo competente, come lo valuteremmo se nella prova di competenza avesse un risultato scarso?
ma magari fosse in possesso delle conoscenze, ma non avesse potuto svolgere il campo perché non sa utilizzarle in modo originale, creativo, in campi diversi da quelli in cui le ha imparate. Non potremmo valutarlo. Quindi personalmente ritengo che occorra anche valutare, non in modo banale, ma valutare anche le conoscenze e le abilità. Sempre dal punto di vista del quadro normativo, la legge di conversione del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, ha introdotto all'articolo 87 un comma che legittima la valutazione degli apprendimenti effettuata nel periodo dell'attività didattica a distanza. Probabilmente molti lo conosceranno già, comunque. Ripassiamolo un attimo. Il comma ter dell'articolo 87 dice: la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento, eccetera, 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 l'articolo 4 che abbiamo appena citato. Quindi, con questa norma si tolgono diversi dei dubbi che stavano alla base della legittimità del verificare e valutare le attività effettuate in periodo di DAD. Un altro aspetto da rimarcare in premessa è quello del senso della valutazione periodica e della valutazione finale, che sono appunto entrambe in qualche modo valutazioni finali, perché quella periodica di primo trimestre o quadrimestre è finale rispetto a un certo periodo, insomma, ancorché intermedia rispetto all'annualità scolastica. E cioè che questa valutazione non è una semplice media aritmetica tra gli esiti di due o tre prove occasionali, cioè di alcune prove di verifica strutturate, di qualche interrogazione, ma si deve fondare su una pluralità di elementi. Per l'occasione mi sono procurato il mitico articolo 79 del Regio Decreto numero 653 del 1925, che è quello di solito invocato per legittimare il congruo numero di prove. È vero che il Regio Decreto parla di un congruo numero, ma si tratta, dice, di un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Quindi, questi voti, tra l'altro, andrebbero assegnati in base a un giudizio brevemente motivato, desunto non tanto da due o tre prove di tipo scritto, fatto in classe, ma prove di vario genere, compresi compiti fatti a casa. Salto ad alcune circolari ministeriali di inizio revisione degli ordinamenti dei percorsi di secondo ciclo, circolare ministeriale 94 del 18 ottobre 2011, che dice: il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica, scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, eccetera. La circolare 89 dell'anno successivo, del 18 ottobre 2012, che appunto dice che la valutazione finale deve corrispondere a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Insomma, questo per dire che più che su due o tre voti, la valutazione finale dovrebbe essere espressa come sintesi di tutta una serie di elementi che riguardano anche il comportamento dello studente in periodo di didattica ordinaria e in periodo di didattica a distanza.
E come sostengono molti di quelli che intervengono adesso sulla materia, occorrerebbe quindi tener traccia sia delle verifiche formali, sia anche di tutta un'altra serie di elementi di conoscenza su come lo studente apprende, su cosa ha appreso, fatti in itinere. Quindi a chi chiedeva in anteprima quante valutazioni bisogna registrare nel registro elettronico? Beh, se stiamo alla giurisprudenza, pare che negli ultimi anni per congruo numero si sia inteso non meno di 3, ma c'è anche chi sostiene non meno di 2. Però se noi guardiamo alla normativa in modo più ampio, dovremmo tener presente che la valutazione finale dovrebbe basarsi, ripeto, su una serie più ampia di elementi. Tra l'altro, si tratta di valutazione finale dell'anno scolastico e quindi non solo dell'ultimo quadrimestre o trimestre, ma dovremmo tenere in considerazione ciò che abbiamo già acquisito nella prima parte dell'anno, più tutti quegli elementi acquisiti nella seconda parte. Una premessa fondamentale è quella di rivedere la programmazione, la progettazione didattica. Quindi andando a rivederci gli obiettivi di apprendimento inizialmente definiti e relativi contenuti, scrivendo, esplicitando ciò che di essenziale riteniamo ragionevole trattare nella seconda parte dell'anno, sia nel periodo di didattica a distanza. Ormai 2 mesi sono già passati e se non è già stata fatta questa revisione della programmazione, si tratta di prendere atto di ciò che concretamente si è fatto e di prevedere in maggio che cosa si riterrà opportuno affrontare e invece quali contenuti potranno essere quest'anno tralasciati, per poi individuare l'oggetto delle verifiche. Che cosa vogliamo verificare in questo periodo? Quali conoscenze, quali abilità, quali competenze rispetto agli obiettivi di apprendimento rivisti? Questo è fondamentale perché appunto la valutazione finale deve rispondere a ciò che effettivamente è stato fatto. Ora, chissà come sarà l'ordinanza, però il criterio che guida, già contenuto nel decreto legislativo, dice: bisogna tener conto del processo formativo. Che cosa posso valutare nel processo formativo? Un primo elemento è la partecipazione sulla base di questi indicatori. Quale tipo di presenza c'è stata nelle attività effettuate in modalità sincrona? Quale tipo di impegno? Perché non basta essere presenti, bisogna anche vedere l'intensità di impegno che uno ci ha messo. E infine, come sono state svolte le attività in modalità asincrona? Allora, per la partecipazione si può costruire una semplice griglia di tipo ordinale con i vari tipi di presenza. Una presenza regolare con l'allievo che ha partecipato a tutte le attività, una abbastanza regolare, l'allievo ha partecipato a quasi tutte le attività, oppure una presenza saltuaria, ha partecipato occasionalmente, oppure scarsa o nulla, ha partecipato pochissime volte o per niente. Poi, nell'espressione del giudizio, questa rilevazione a cosa mi serve? Mi serve intanto per dare dei feedback in itinere allo studente e alla sua famiglia. E come contribuisce alla valutazione finale? Lì dovrò stare attento al fatto che la partecipazione scarsa o nulla sia stata dovuta a scarsa voglia, scarso impegno, o invece non sia stata provocata da cause di forza maggiore, per cui non potrò utilizzare la scarsa o nulla presenza per giustificare un voto completamente negativo. Ecco, e quindi si tratta di costruire delle scale con i vari descrittori di livello. Io non le ho costruite perché penso che il relatore non debba dare una scala precisa alla scuola, poi ogni scuola se la costruirà in base alle proprie convinzioni, in base alla propria situazione, ma si tratta semplicemente di trovare dei descrittori di livello. Ad esempio,
per descrivere il secondo indicatore, l'impegno nelle attività in modalità sincrona, cosa posso considerare? La scala impegno costante, impegno discontinuo, e in mezzo ci possono essere vari gradi, insomma. Impegno costante, uno sta sempre attento, partecipa, interviene. Impegno saltuario, qualche volta si assenta, rimane passivo, spegne senza che glielo chieda io la telecamera, fino alla più completa discontinuità di impegno. La presenza è attiva o passiva? Massimamente attiva e costruttiva, quindi interviene, discute coi compagni, fa proposte, mentre la presenza passiva è quella di chi assiste davanti allo schermo e basta. Le attività in modalità asincrona, qui un po' tutti ricorrono a questi descrittori. Le attività, che i compiti che sono stati assegnati in asincrono, quindi materiali da studiare, esercitazioni da fare, sono stati fatti completamente o ne ha fatti solo alcuni o per nulla? Ha rispettato le scadenze nella consegna dei lavori, gli elaborati che ha prodotto, quanto sono curati? Anche questo è un sintomo di impegno, non più in sincrono, ma di impegno in modalità asincrona. Quindi, per valutare i processi formativi, che cosa possiamo valutare in periodo di didattica a distanza? E possiamo costruirci una griglia su questi tre macro indicatori, insomma, presenza al sincrono, tipo di impegno nel sincrono e come ha svolto le attività in modalità asincrona. C'è anche chi ha sostenuto a suo tempo che si poteva valutare solo questo in periodo di didattica a distanza. Questo però si pensava soprattutto quando poteva essere logico ritenere che l'attività a distanza sarebbe durata poco. Quindi si diceva, beh, diamo atto di cosa uno ha fatto in questo periodo, perché più di tanto non potremo valutare. Adesso, invece che l'attività a distanza si è prolungata, che dobbiamo non abbiamo l'opportunità di fare altre verifiche in presenza, e che comunque può darsi che l'anno prossimo bisognerà continuare, quindi ovviamente non si può pensare di dare atto solo della partecipazione alle attività, quindi dobbiamo occuparci di valutazione negli apprendimenti. Come dicevo, le scuole hanno già delle rubriche di voto che in genere sono costruite intorno a questi elementi, quindi il tipo di conoscenze acquisite, il tipo e livello di abilità acquisite, la competenza, cioè il saper fare un uso originale, consapevole, autonomo, creativo delle conoscenze e delle abilità per affrontare compiti di realtà o situazioni complesse, verso un semplice utilizzo esecutivo e con l'aiuto di qualcuno, è il tipo di impegno. Ecco, gli ultimi due criteri non sono quelli che potrebbero dar luogo a una valutazione di tipo oggettivo sugli apprendimenti, ma tengono in considerazione anche poi il comportamento dello studente, quindi l'impegno che uno ci ha messo. Probabilmente nella prima parte dell'anno avremo già valutato questo impegno nei voti del primo trimestre o quadrimestre. Adesso si tratta di vederlo nel periodo delle attività in DAD, e il progresso rispetto al punto di partenza, per cui si introduce una sorta di individualizzazione della valutazione. Si tiene conto non solo di ciò che uno ha appreso rispetto a predeterminati criteri uguali per tutti, ma in genere si vede anche, insomma, se c'è una tendenza a progredire rispetto al punto di partenza. Ora, in che modo acquisire gli elementi di conoscenza per verificare tutto ciò? Rapida rassegna dei vari strumenti in relazione ai vari esiti di apprendimento. Come ho detto l'altra volta, in didattica a distanza noi in teoria possiamo valutare tutti questi elementi. Dipende se vogliamo farlo e se abbiamo la competenza nell'usare gli strumenti per farlo. Come dicevo, c'è chi pensa che in questo periodo di didattica a distanza
fosse utile concentrarsi solo sulle competenze, ma allora vuol dire occuparsi solo di competenze trasversali e individuare i compiti di realtà o comunque le prove complesse da assegnare per vedere se lo studente utilizza conoscenze e abilità in modo competente. Oppure si può decidere che si valutano tutte e tre questi esiti di apprendimento, quindi che posso valutare conoscenze, posso valutare abilità e poi posso anche valutare le competenze in modo da costruire poi una sintesi di voto più complessa. La classificazione classica delle prove secondo la docimologia tradizionale si basa sull'incrocio tra apertura e chiusura degli stimoli e delle risposte. E questo dà luogo a una gamma di strumenti di verifica che hanno pregi e limiti. Ora vediamo le prove di tipo, escluse le pseudoprove, quelle in cui l'insegnante fa un'affermazione e chiede semplicemente all'allievo se concorda o meno con lui, che appunto le ho cancellate perché sono definite pseudoprove. Le prove più semplici sono che consentono di rilevare i livelli più semplici di apprendimento, sono le prove oggettive, che hanno il vantaggio di non dar luogo a interpretazioni soggettive, però in genere riescono a valutare semplicemente appunto il possesso di conoscenze ed è più difficile da prove oggettive ricavare il possesso di competenze, a meno che non siano costruite da grandi esperti che anche da prove oggettive possano ricavare elementi di giudizio sulla capacità di un soggetto di applicare conoscenze a problemi originali. Nelle prove Invalsi spesso c'è questo tentativo di non valutare solo, di non verificare solo il semplice possesso di conoscenze, ma di valutare la capacità di ragionamento e di saper applicare le giuste conoscenze per scegliere la risposta giusta. Però in genere, insomma, le prove oggettive sono considerate utili per verificare le conoscenze di tipo fattuale. All'estremo opposto stanno le prove non strutturate, quindi temi classici, relazioni su esperienze, produzioni creative, interrogazioni non strutturate. Queste consentono di verificare invece la capacità di argomentazione, di pensiero critico dello studente, si prestano però a valutazioni di tipo soggettivo, a meno che non vengano trasformate in prove semistrutturate, ossia prove con la risposta aperta, ma lo stimolo abbastanza chiuso e con dei criteri predefiniti di correzione. Ora, siccome nelle scuole secondarie di secondo grado spesso vedo negli elenchi, nelle linee guida degli istituti sulla valutazione nella didattica a distanza presenti prove di tutti questi tipi, come nella linea guida che ho letto all'inizio, si tratta di capire che ciascuna di queste prove serve a verificare determinati tipi di apprendimento e ha pregi e limiti. Per cui se voglio verificare delle conoscenze posso usare delle prove oggettive, posso usare anche le altre prove, però il modo più semplice è quello delle prove strutturate oggettive. Se voglio verificare apprendimenti di livello superiore, allora devo ricorrere a prove semistrutturate o al limite a prove di tipo aperto. Nelle prove oggettive poi abbiamo un'ampia gamma di possibilità, le prove vero o falso, le prove a scelta multipla, a risposta multipla, a corrispondenza. Ecco, in rete c'è pieno di quiz sulle varie piattaforme o degli editori o anche le piattaforme cosiddette di risorse messe a disposizione da vari soggetti che presentano prove di questo tipo.
mentre le prove a correzione criteriale invece dovrebbero essere così proprio ideate dalle scuole. Una focalizzazione particolare merita la rilevazione di quel particolare grado di conoscenza che sono i concetti. Abbiamo già visto diverse volte che bisogna distinguere tra conoscenze di tipo fattuale, conoscenze di tipo procedurale e conoscenza concettuale, che è il livello più importante e più elevato di conoscenza. Ecco, in questa griglia si tenta di stabilire una tassonomia tra i vari livelli possibili di padronanza concettuale. Quando posso dire che un allievo padroneggia il concetto? Beh, a un primo livello l'allievo sa riconoscere, quindi di fronte a un esempio di concetto, pardon, a un esempio di elemento esistente nella realtà, sa dire che cosa è, lo sa denominare. A un livello superiore lo sa categorizzare, cioè lo sa inserire in una categoria. A un livello ancora superiore sa identificare attributi definienti di quel concetto e a livello massimo lo sa gerarchizzare. Ci sono degli strumenti particolari per verificare queste padronanze concettuali. In questa tabella si vede come vari strumenti logico-iconici possano verificare diversi livelli di padronanza concettuale. Siccome tra i tanti suggerimenti per la verifica degli apprendimenti c'è quello di costruire mappe, beh, in una mappa io posso vedere se l'allievo sa costruire relazioni tra i concetti, se sa metterli nella giusta gerarchia. E una tabella invece mi può servire semplicemente per classificare, per distinguere, ad esempio, elementi appartenenti a categorie diverse, ad esempio le fonti di energia. Se chiedo di classificarle tra fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili, posso usare una semplice tabella. E quindi tutto questo per dire che la elencazione di vari strumenti di verifica non deve essere casuale, ma dovrebbe essere rapportata esattamente a ciò che voglio valutare. Per valutare una conoscenza userò questo strumento, per valutare una conoscenza particolare come la padronanza di concetti dovrò utilizzare strumenti adatti, così come per le competenze. E quindi anche in questa slide ho formulato un elenco di come può essere possibile verificare concetti. Nella didattica a distanza, rispetto a tutti questi strumenti, possiamo fare questa classificazione. Brevi domande o test su Google Moduli o su altre piattaforme durante lo svolgimento delle attività in modalità sincrona permettono di tenere viva l'attenzione e di fare una verifica formativa continua, perché attraverso brevi domande io posso accertare se un allievo ha ben compreso il concetto che stiamo trattando. Posso anche accertare la capacità di applicare conoscenze e quindi dare un feedback immediato allo studente. Quindi fare domande continuamente mi consente di fare valutazione formativa, mi consente di tenere l'attenzione, ma mi consente anche di tenere traccia di tutta una serie di informazioni che possono arricchire la base per la valutazione finale. Molti degli esperti, anche dei dirigenti scolastici che intervengono in rete in questo momento, stanno sostenendo appunto l'importanza di superare le due o tre prove, ma di lavorare su tutta una serie di tracce, di elementi di conoscenza acquisiti in corso d'opera. Ma in sincrono è possibile fare anche altre prove che non siano brevi domande o test a tempo. Prima parlavamo delle mappe, ad esempio si può costruire una mappa in sincrono. Qualcuno parlava di fare il tema in sincrono, ma mi sembra un po' troppo, insomma, tenere lì la gente ore a fare il tema. Però possiamo costruire delle relazioni, possiamo organizzare un dibattito, possiamo chiedere allo studente di fare una dimostrazione. Qualcuno suggerisce addirittura di far fare
esperimenti in laboratori virtuali con verbalizzazione durante lo svolgimento. Possiamo assegnare compiti in modalità asincrona. Compiti di realtà, insomma, sono complessi, più facile assegnarli in asincrono con possibilità per lo studente di gestire autonomamente il tempo. Come faccio a verificarne l'autenticità? Beh, ci sono due, modi. Se si tratta di una relazione, di un elaborato, così, argomentativo, o espositivo, basta cercare se in una certa frase, in un certo periodo ci mette dei sospetti, basta cercare in rete o attraverso Google per vedere se esistono dei documenti in cui quel periodo, quelle frasi sono riportate pari pari, oppure ci sono proprio delle piattaforme specifiche, una mi pare si chiami Compilatio, che permette di accertare proprio in istantanea se un qualche passaggio è stato copiato proprio clamorosamente. L'altra modalità è quella di commentare l'elaborato con una conversazione in sincrono. E in questo modo si può accertare se veramente l'allievo padroneggia quelle conoscenze e abilità che ha utilizzato per fare il compito. E infine, i colloqui e le conversazioni in modalità sincrona, non li ho chiamati banalmente interrogazioni perché non penso a batterie di domande, ma a una conversazione, un colloquio in sincrono, che è il modo migliore poi per accertare appunto la padronanza degli apprendimenti che vogliamo verificare. E che sarà, potrebbe essere uno dei modi con cui, tra l'altro, sostenere l'esame. Le prove per la rilevazione e la valutazione delle competenze, abbiamo detto, non sono comprese tra quelle classificate dalla docimologia classica, ma la letteratura degli ultimi 20 anni ci ha insegnato che, appunto, per valutare una competenza io devo assegnare compiti di realtà o comunque prove complesse. Posso integrare gli elementi desunti dai compiti di realtà e valutati attraverso rubriche, con osservazioni degli insegnanti mentre lo studente lavora e con autovalutazioni, autobiografie cognitive, ma normalmente, insomma, le scuole ricorrono semplicemente a compiti di realtà, anche perché è molto complesso utilizzare tutti questi strumenti per tutto ciò che sarebbe importante verificare. Allora, insomma, per riassumere, possiamo verificare e valutare la partecipazione al processo, possiamo acquisire tutta una serie di elementi sugli apprendimenti e infine possiamo valutare alcune competenze trasversali, quindi competenze sociali e di cittadinanza, come il contributo costruttivo alle attività, la collaborazione con i compagni, insomma tutto quello che vediamo qui, utilizzando le rubriche di valutazione delle competenze già in dotazione oppure adattandole. E tutto questo confluisce poi nella valutazione finale. Adesso vedremo cosa ci dirà l'ordinanza ministeriale su come esprimere il giudizio e ho messo e se previsto il voto finale, ma credo proprio che sarà previsto anche perché concorre il voto nel triennio. Conclusivo concorre poi al credito scolastico, quindi insomma nella scuola secondaria di secondo grado credo proprio che il voto finale dovrebbe esserci. Come dare i voti finali? Beh, credo che le rubriche di voto già esistenti tengano conto degli esiti di apprendimento verificati in itinere, del tipo di impegno, dei progressi negli apprendimenti. Casomai dovremmo integrarle con le osservazioni sul processo in questo particolare periodo di didattica a distanza. Torno indietro un attimo a proposito di valutazione formativa. Tutti hanno espresso la convinzione in questo periodo che sia necessario valorizzare la valutazione formativa. Beh, bisogna tenere presente che valutazione formativa, per come la si intende ora, ha un senso preciso e che occorre
tirare le conseguenze. Che valutazione formativa non vuol dire, come a volte può capitare di fraintendere, valuto semplicemente la partecipazione. No, la valutazione formativa significa dare un feedback sulle singole prove o gruppi di prove che consenta all'allievo di acquisire la consapevolezza su ciò che ha veramente appreso e su quali sono i punti deboli da migliorare e dargli anche le indicazioni su cosa fare per migliorare. Per cui, a mio giudizio, una buona valutazione formativa dovrebbe prevedere la esplicitazione di ciò che è stato valutato. Con questa prova, queste prove, volevamo valutare queste conoscenze, queste abilità e al limite queste competenze. Naturalmente uno compila in questa griglia solo le parti che interessano. Caro studente, i tuoi punti forti che desumiamo da queste prove sono: hai acquisito una conoscenza stabile, sicura rispetto a questi elementi. Punti deboli da migliorare, invece, non sono soddisfacenti i risultati per quanto riguarda queste conoscenze e abilità. Adesso ti spiego cosa dovresti fare per migliorare. Ecco, quindi parlare di valutazione formativa va benissimo, però come del resto ha precisato la nota ministeriale 388, quella del 17, mi pare, o 18 di marzo, una delle prime sulla didattica a distanza, la valutazione ha senso, è formativa, se spiega all'allievo cosa ha imparato e cosa deve fare per migliorare. Ciò premesso, e quindi dati i voti, vediamo come sarà l'esame. Beh, l'ammissione, si diceva, doveva in sede di valutazione ordinaria era effettuata nel caso di voto non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina, oppure con anche voto inferiore a 6 decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline con adeguata motivazione da parte del consiglio di classe. Ora, questo adesso viene bypassato dal decreto legislativo 22 che appunto consente di prescindere dai vari requisiti previsti dalla normativa ordinaria, purché si tenga conto del processo formativo e dai risultati di apprendimento. Quindi ci troveremo ammessi all'esame di Stato, in pratica, tutti gli studenti rispetto agli scorsi anni, che, insomma, dove non tutti giungevano all'esame finale. Come sarà la commissione? La commissione sarà composta da componenti interni. Abbiamo già l'ordinanza 197, di cui parlerò tra un attimo, che effettua alcune puntualizzazioni. Infatti l'ordinanza 197 ci dice che i componenti interni, a parte appunto il presidente che è esterno, dovranno vedere sicuramente, in ogni caso, la presenza del docente, che in questo caso diventa commissario di italiano, nonché di quelli che sono titolari delle discipline relative alla seconda prova scritta. Le seconde prove scritte sono già state definite col decreto ministeriale del 28 gennaio di quest'anno e quindi sappiamo quali sono questi commissari e tra l'altro le scuole hanno già dovuto individuarli entro il 30 di aprile. Le prove saranno costituite, essendo ormai passato non il 18 maggio, ma insomma passata la speranza di poter tornare a scuola dopo il 18 maggio, quindi la prova sarà costituita dal solo colloquio e sarà un colloquio ovviamente potenziato rispetto al passato. Non è chiaro, ancora non è stato deciso, se sarà in presenza o a distanza. Molti auspicano un colloquio in presenza e da parte ministeriale è stato annunciato che si sta lavorando per un colloquio in presenza. Però molti insegnanti hanno fatto anche presente i rischi di un colloquio in presenza. Si tratta di muovere 500.000 di studenti, sì, non tutti nello stesso giorno, ma insomma di far muovere un bel numero di persone, di far muovere gli insegnanti
e poi come si potrà garantire la giusta distanza, come si potrà essere sicuri di tutelare in tutti i modi la salute dei docenti e anche degli altri che saranno presenti a scuola. Quindi insomma in questo momento è molto acceso il dibattito da una parte e dall'altra, con ragioni degli uni per fare in presenza e ragioni degli altri per fare il colloquio a distanza. Il punteggio finale continuerà a essere stabilito in centesimi e già è stato annunciato, non abbiamo ancora l'ordinanza per cui io ho lasciato il punto interrogativo, ma tra gli annunci della ministra fatti in questi giorni c'è l'intenzione di mantenere 40 punti di dare 40 punti al colloquio e di portare il credito scolastico a 60 punti proprio per valorizzare il già fatto, il percorso da parte dello studente. Questo significa anche che verranno pubblicate delle tabelle di conversione del credito formativo rispetto a quelle già appena ridefinite lo scorso anno. Come sarà l'esame? In questa slide fittissima ho provato a riassumere tutto ciò che le prove fatte in via ordinaria dovrebbero accertare. E immagino che sarà abbastanza illeggibile al momento, poi magari con calma uno se la potrà vedere. E ho sottolineato in rosso quelli che sono i punti focali. E che cosa ne viene? Ne viene che l'esame in via ordinaria si basa su questi punti focali. Al centro il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, intorno a cui tutto ruota. Le prove, e in questo caso quest'anno solo il colloquio, dovrebbero accertare il possesso delle conoscenze e delle abilità relative alle discipline, ma anche la capacità di stabilire connessioni tra queste conoscenze e la capacità di argomentare in modo critico e personale, nonché, nei limiti del possibile, le competenze degli studenti. Ora, noi abbiamo appena detto e ripetuto che le competenze richiedono una pluralità di prove come compiti di realtà, di prove autentiche, di situazioni complesse. Beh, nell'esame, comunque, alcuni tipi di prova possono anche essere rivelatori di competenze, appunto il modo, per esempio, con cui un allievo costruiva i testi scritti. Ora, tutto ciò dovrà essere rilevato, dovrà essere verificato attraverso una prova orale. E credo che come preparazione all'esame sia opportuno insistere su questi punti focali, quindi quali sono le conoscenze e le abilità fondamentali relative alle discipline, in particolare le discipline oggetto della seconda prova. Abituare gli allievi, dovrebbe essere stato fatto fin dalla scuola primaria, ma insomma nella scuola secondaria di secondo grado, consolidare questa capacità di stabilire connessioni non banali, non forzate, non artificiose tra le conoscenze e argomentare in modo critico e personale. Argomentare in modo critico significa appunto non fidarsi delle affermazioni, ma andare sempre alla ricerca di elementi di validazione, quindi delle fonti delle affermazioni, della loro credibilità. Argomentare in modo personale, quindi in modo originale. Il colloquio in situazione ordinaria, secondo il DM del 30 gennaio 2020, no, il colloquio dovrebbe svolgersi secondo questa struttura. Il candidato dovrebbe dimostrare di aver acquisito i contenuti, i metodi propri delle discipline, quel che abbiamo appena detto, insomma, utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione tra loro. Questo durante tutto il colloquio, ma in particolare nella prima parte, che è anche la più ampia. Poi dovrebbe dimostrare di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO
e infine di aver maturato le competenze di cittadinanza e Costituzione previste dalle attività svolte e declinate nel documento del Consiglio di classe. Documento del Consiglio di classe che vedremo se sarà confermato, perché in teoria le ordinanze possono derogare anche da quello, però a mio giudizio è importante che ci sia per consentire, intanto ai membri interni di rifocalizzare un po' tutto quel che è stato fatto, ma soprattutto al presidente esterno di capire quel che la classe ha fatto. Cosa sappiamo adesso del colloquio? Una cosa è sicura: il decreto legge 22 del 2020 conferma che rimane l'esposizione delle esperienze svolte nell'ambito dei percorsi trasversali per le competenze e l'orientamento. Quindi il PCTO, nella misura in cui è stato possibile svolgerlo fino al punto dove si è arrivati, dovrà comunque essere presente nell'esame. Poi abbiamo due annunci, sempre fatti la settimana scorsa dalla ministra. Il primo annuncio è che l'inizio non sarà su un argomento scelto dalla commissione come sembrava. No, l'anno scorso c'è stata la predisposizione delle buste. Quest'anno era stato annunciato che non ci sarebbe più stato il meccanismo delle buste, ma che appunto l'argomento da cui iniziare sarebbe stato proposto in altro modo dalla commissione. Adesso l'annuncio ci dice che l'argomento riguardante l'inizio sarà scelto dallo studente insieme agli insegnanti tra quelli pertinenti alla disciplina o alle discipline di indirizzo, che erano quelle oggetto della seconda prova. Quindi su questo, siccome credo proprio che insomma sarà all'annuncio, seguirà poi il contenuto dell'ordinanza ministeriale, si può già iniziare a lavorare con gli studenti. Allora, un primo lavoro è quello di mettere a punto le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO e da presentare all'esame. Un altro tipo di lavoro è quello di individuare questi elementi, no? Questo argomento con cui iniziare la discussione. Poi presumo che la discussione debba proseguire, debba ampliarsi con alle altre discipline, appunto verificando la famosa capacità di stabilire connessioni e di argomentare, e infine la discussione sulle attività ed esperienze relative a cittadinanza e Costituzione. Nell'annuncio che abbiamo sentito è stato detto che queste esperienze quest'anno nell'esame dovrebbero fare particolare riferimento al vissuto o comunque all'esperienza vissuta nel corso della pandemia da coronavirus. E cosa può voler dire? Beh, certamente questa esperienza si presta a molti temi di cittadinanza e Costituzione: il rispetto delle regole per tutelare la salute degli altri e in vista di un beneficio maggiore che sarà nel poter ricominciare e tornare alla normalità, la contemperazione dei diritti, i diritti di libertà, di movimento, diritto al lavoro, ma anche diritto alla salute, quindi tutto il problema di quando e come e perché possono essere limitati alcuni diritti per tutelarne un altro. Quindi insomma sono molte sono molti gli argomenti che potrebbero essere collegati a cittadinanza e Costituzione. Un'ultima considerazione sul setting: l'esame si svolgerà in presenza o a distanza? In entrambi i casi bisognerà fare un ragionamento sul setting. Lo scorso anno si è riflettuto molto anche sulla disposizione della commissione, una disposizione che doveva essere tale da consentire allo studente appunto di interloquire non con l'interrogazione classica. Nell'interrogazione classica a volte succedeva che lo studente spostava la sedia di volta in volta davanti al commissario che gli stava facendo le domande, ma si diceva occorre che sia una conversazione in cui i vari docenti intervengono opportunamente per sollecitare questa analisi che connetta le conoscenze e faccia riflettere in modo organico.
Adesso quest'anno come sarà possibile l'esame in presenza? C'è chi dice, vabbè, bisognerà mantenere le distanze e quindi come sarà possibile riuscire a interloquire efficacemente con l'allievo a seconda appunto del commissario che sta parlando? Un'altra ipotesi è che l'allievo stia in una stanza e la commissione in un'altra e che tutto si svolga pur sempre insomma in presenza ma a distanza per modo di dire. E in questo caso come si potrà procedere e a distanza come potrà il candidato in questi setting dimostrare pienamente le conoscenze e le abilità acquisite e le capacità di metterle in relazione argomentando in modo critico e personale? Ecco, occorrerà quindi pensare ai due tipi di setting, oppure una volta che arriverà l'ordinanza e sapremo esattamente come si svolgerà l'esame, pensare bene anche al setting, perché questa è una condizione materiale che può influire proprio sulle modalità di svolgimento dell'esame e sui suoi esiti. Quindi questo è quel che sappiamo, adesso bisogna attendere l'ordinanza per capirne di più e capire esattamente come regolarsi. Quindi questo è quello che appunto volevo dire e adesso mi accingo a leggere un po' le domande qui pervenute. Quindi chiudo lo schermo, chiudo la condivisione e torno in presenza, o meglio, torno visibile. Mi Ecco, sentite? sì, la sentiamo e le abbiamo inviato anche le Sì. domande pervenute. Ecco, Bene. grazie. Allora, vediamo un po' le domande pervenute per il secondo ciclo. Cioè, se adottiamo la classica in pagella con voti in decimi, è possibile allegare un documento con un giudizio ampio in cui tener presenti indicatori quali partecipazione, impegno, eccetera? Ma a mio giudizio sì, perché non c'è una pagella standard. Dopo l'autonomia sono le scuole che decidono i criteri, quindi la normativa ci dice che ci devono essere i voti relativi alle discipline e al comportamento, ma oltre al voto in decimi, un documento con giudizio ampio consente proprio di capire bene la ratio che sta alla base di quel voto. A parte che se noi avremo ridefinito e pubblicato i criteri, a quel punto anche per lo studente e la sua famiglia sarà possibile collegare il voto a quei criteri, però anche darglielo con un documento con tutti questi indicatori credo sia un modo corretto di restituire una valutazione compiuta. Ci sarà la valutazione del comportamento, la condotta, ma come dicevo, la deroga che il decreto 22 consente è ampia, ma io credo che sia plausibile che ci mi posso sbagliare, però credo sia plausibile che ci possa essere. Intanto perché noi abbiamo la prima parte dell'anno che non è scomparsa e poi potremmo avere tutte le valutazioni su come uno si è comportato durante la didattica a distanza, se ha fatto. Come si può dire, si è tenuto dei comportamenti non proprio corretti, come a volte ho sentito dire nei periodi, nei momenti di attività in sincrono, o se invece la sua partecipazione è stata, come si può dire, collaborativa, costante e così via. Ecco, come si procederà all'ammissione alla classe successiva? Sì, come dicevo, l'anno scolastico è comunque valido. Questo è stato stabilito anche sempre in uno dei tanti decreti, delle tante norme che ho citato. L'anno scolastico è comunque valido, però ci dovrà essere una valutazione circa il processo formativo e i risultati di apprendimento, come stabilisce il decreto 22. Se poi tengo presente che
è necessario attribuire il credito scolastico nell'ultimo triennio e il credito scolastico si basa sulla media dei voti, quindi presumo proprio che tra le modalità di ammissione ci sarà quello di dare i voti in relazione all'anno e quindi in relazione a ciò che è stato fatto nei primi 5 mesi e nell'ultima parte. Per i candidati esterni all'esame di Stato, quando sarà possibile tenere la sessione di esami preliminari? Anche questo non lo sappiamo. In un primo tempo è stato ipotizzato di effettuare questa sessione a settembre, più in là. Ci sono state tutte le lamentele, dice, ma come? Io poi mi devo iscrivere all'università. Quindi su questo non sappiamo, bisognerà attendere le decisioni ministeriali. Ecco, mi pare che non ci siano altre domande, e quindi insomma questo è quanto. Adesso bisogna attendere le ordinanze su scrutini ed esami per saperne di più. Grazie. Anche questo incontro è stato molto chiaro e molto preciso e dai commenti anche molto apprezzato. La ringraziamo, dottor Cristianini, e può darsi che in questo caso dobbiamo rivederci per gli esami di Stato appena arriva qualche novità. Vedremo. Ecco, noi come FIDA stiamo cercando di essere attenti alle richieste, alle esigenze delle scuole e poi vediamo quali domande è possibile dare. Grazie. Buona serata a tutti. Ricordo che riceverete un'email con le indicazioni per un questionario di gradimento, poi poter scaricare l'attestato di partecipazione e anche poter prendere visione di tutto il materiale che è stato presentato e anche la registrazione. E vi auguro una buona serata e ai prossimi webinar. Grazie. Buona scuola con la DAD. Ecco. Bene.